Qui Torre Alex. Ok Andrea, era proprio quello il punto che ti dicevo, l'altro fumo di quello che dovevamo verificare. Sì, sì, in realtà l'entità è molto meno rispetto a quello più alto, è solo fumo perché è un tronchetto a marcio sostanzialmente. Complice la violenta ondata di caldo è tornato l'incubo degli incendi sul Monte Morrone. 6 anni fa un rogo di vaste proporzioni interessò la stessa zona. I voli e lanci d'acqua di 2 elicotteri in funzione da ieri sono ripresi all'alba con l'ausilio di un fire boss e l'operatività dei mezzi di soccorso da terra. Questo incendio, un po' come quello del 2017, ha avuto 2 caratteristiche principali. La prima ovviamente è la pendenza del Monte Morrone che conosciamo bene, la seconda la forte ventilazione di ieri che purtroppo con meno di 2 ore, 3 ore ha bruciato circa 200-250 ettari, il che fa diventare l'incendio complesso e ha dovuto richiedere una maggiore attenzione e un maggior dispiegamento di forze. Attualmente quali sono i mezzi operativi? Ci sono 5 squadre dei Vigili del Fuoco, 12 squadre della Protezione Civile, 2 mezzi elicotteri regionali e 1 mezzo del COAU dello Stato che sta facendo lo scarico nella parte alta della cresta. E lo stato attuale qual è? Lo stato attuale è che l'incendio è all'interno di un perimetro a sud e nord che tecnicamente in questo momento sono sotto controllo e stiamo cercando di spingerlo verso la cresta per poi affrontarlo direttamente con i mezzi aerei nella parte superiore. Tenga presente che purtroppo prevediamo già dalle ore 12 alle ore 13 un incremento delle temperature e anche della ventilazione, per cui può cambiare in qualsiasi momento lo stato dell'incendio. Il timore maggiore è il vento che ieri è tornato a soffiare in modo violento. Si stima in circa 350 ettari la vegetazione andata in fumo, prevalentemente pineta e macchia mediterranea. Si sospetta la matrice dolosa. Al momento tutti i punti sensibili sono presidiati. C'è stato uno spiegamento di forze sia aeree che da terra da questa mattina alle 5.30 e tutte le operazioni ovviamente sono state volte principalmente a spegnere una serie di focolai che questa mattina erano abbastanza subiti, però comunque erano presenti su tutto il versante. Siamo saliti subito anche a verificare la situazione del rifugio del Colle delle Vacche, l'area circostante è interamente bruciata, il rifugio sembrerebbe aver retto, ora non conosciamo però qual è la tenuta delle mura, per cui chiaramente questo poi dovranno verificarlo i tecnici. Chiaramente lo scenario è sconfortante perché siamo ritornati alle immagini del 2017, un paesaggio lunare, questo è ancora più sconfortante rispetto al 2017 proprio perché in questi anni abbiamo investito tantissimo sulla montagna. Al momento l'incendio è quasi completamente sotto controllo, speriamo che le condizioni del tempo ci aiutino, che non torni un vento forte. E sarebbe un miracolo se piovesse un po'. Questo è stato comunque un incendio piuttosto dannoso perché ha ripercorso le stesse strade dell'incendio del 2017 qui a Monte di Prato La Peligna tra l'abbadia di Sulmona e Rocca Casale. Per fortuna direi questa volta è stato un po' irregolare nel suo andamento.